Buongiorno a tutti. Domani comincia ufficialmente la stagione sportiva per l'Inter. Oggi abbiamo con noi il CEO Sport di FC Internazionale Giuseppe Marotta e il nostro allenatore Antonio Conte, che sono qui insieme alla Piano Gentile per il primo appuntamento ufficiale di questa stagione. Abbiamo organizzato questa conferenza stampa in forma digitale per garantire a tutti la possibilità di potervi partecipare, vista l'impossibilità di avere spazi in questo momento nel nostro centro sportivo. Prima di cominciare con le vostre domande, lascio la parola al nostro CEO Sport di FC Internazionale Giuseppe Marotta. Sì, buongiorno a tutti e ringraziamento a tutti voi per essere intervenuti in questo incontro. Un incontro che sancisce di fatto l'inizio di una nuova stagione, una stagione che definirei anomala per il calendario che dobbiamo affrontare, per l'inizio appunto, che è molto diverso rispetto alle stagioni precedenti e che, se consideriamo in relazione anche alla stagione passata, rappresenta un'altrettanta anomalia. Il ringraziamento va particolarmente in questo momento a tutti i medici, gli operatori sanitari che hanno con la loro professionalità aiutato a rendere meno difficile questa pandemia che ha condizionato sicuramente tutte le attività imprenditoriali, che ha messo a repentaglio la salute di tutte le nostre famiglie, e quindi da questo punto di vista va un plauso a tutti loro. Sicuramente questa pandemia ha lasciato un segno veramente drammatico. E oggi siamo qua a parlare di calcio, perché il calcio, lo sport, ancora una volta stava per cadere, ma si è rialzato grazie a tutti noi, grazie a voi, e quindi di questo dobbiamo prenderne atto e coscienza. È una stagione anomala, come dicevo, perché viene praticamente a iniziare dopo che da poco è terminata quella passata. E allora prendo lo spunto per ringraziare tutti i nostri calciatori, l'area tecnica, per l'impegno profuso proprio nella stagione precedente. C'è stata una compressione di impegni, ma accanto agli impegni c'è stato anche veramente un sudore che loro hanno dispensato nel svolgere un'attività in un clima direi particolare, un clima veramente di isolamento, un clima difficile, per cui il ringraziamento è a tutti, e soprattutto dico che il calcio può essere veramente l'elemento che dispensa sinceramente leggerezza. In questo momento abbiamo bisogno di leggerezza, abbiamo bisogno di rendere un clima meno pesante rispetto a quello che stiamo vivendo, e quindi l'auspicio è che anche l'Inter possa regalare a noi stessi, ai nostri tifosi e a tutti voi sicuramente qualche emozione importante. Grazie mille. Un paio di informazioni tecniche. Vi ricordo che per intervenire bisogna chiedere la parola alzando la mano attraverso l'applicazione alla quale siete collegati. Vi ricordo oltretutto di collegarvi con le cuffie per evitare effetti audio indesiderati. Cominceremo con una domanda a testa, una per il nostro allenatore e una per il nostro CEO Sport, da parte di Sky. Per tutti gli altri ai quali sarà data la parola sarà a disposizione una sola domanda a scelta tra uno dei due ospiti presenti alla nostra conferenza. Questo per garantire il più possibile ai parecchi partecipanti di poter intervenire. Grazie, cominciamo con Matteo Barzaghi di Sky, al quale do la parola. Eccoci, mi sentite? Buon pomeriggio a tutti, io spero mi sentiate. Sì, perfettamente. Ok, allora, intanto buona stagione per tutti quanti. Volevo chiedere all'allenatore, ad Antonio Conte, se è possibile fare il punto un po' sulla squadra, come sta, come ha lavorato e come si approccia a questa Serie A. Se c'è un obiettivo che si può dichiarare oppure qual è la volontà, insomma, dell'allenatore e quindi della squadra in questa stagione che sta per cominciare. Matteo, fai direttamente la domanda anche per il direttore, così poi rispondiamo tutti e due. Al direttore Marotta invece volevo chiedere se a pochi giorni dalla fine del mercato è possibile fare un bilancio su quella che è stata la campagna acquisti, da Hakimi fino ad arrivare a Vidal, e se dobbiamo aspettarci ancora qualcosa in entrata per il mercato dell'Inter. Grazie a tutti. Parto io? Prego. Sì. Beh, abbiamo sicuramente lavorato molto bene, sono soddisfatto
per queste tre settimane che abbiamo avuto per preparare l'inizio della nuova stagione. Non dimentichiamo che abbiamo finito, siamo stati una delle ultime squadre a finire, visto che l'ultima partita è stata il 21 agosto. E dico che queste tre settimane abbiamo lavorato bene, sono molto soddisfatto dell'attitudine, della voglia, della disponibilità che hanno mostrato tutti i calciatori. E siamo pronti a iniziare questo campionato. Sicuramente, come ha detto prima il direttore, è un campionato difficile per tanti aspetti, sia come abbiamo finito l'anno scorso, per come stiamo riniziando. Ci auguriamo tutti quanti che le cose possano sicuramente migliorare. Per quanto riguarda la nostra stagione, le nostre ambizioni, ma io penso che la nostra ambizione deve essere quella di confermare quella credibilità che ci siamo guadagnata l'anno scorso, non solo a livello nazionale ma anche e soprattutto a livello internazionale, visto che siamo arrivati a giocare una finale di un trofeo importante come l'Europa League. Sarà appunto, come ho detto, quella di confermare questa credibilità ritrovata e cercare di fare sempre del nostro meglio. E per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, io più che entrarmi nel calciomercato, che come sapete finisce il 5 di ottobre, posso dire che compito della società, del management in questo senso, è quello di allestire la squadra più forte possibile, però sempre nel rispetto di quelli che sono gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, in base anche a quelli che sono gli obiettivi che la società si prefigge di raggiungere. Ora, parlavamo di pandemia. La pandemia non solo ha portato tanta sofferenza, tante morti, tanti lutti, ma direi anche dal punto di vista, diciamo, valutativo, nell'ambito di quello che è il nostro settore industriale, perché ormai così bisogna definire quelle che sono le squadre professionistiche, ha creato sicuramente delle grandi problematiche, e quindi le società di calcio tutte ormai riversano la loro attenzione particolarmente su quello che è una sostenibilità finanziaria, e cioè vanno a salvaguardare quella che è una gestione oculata delle gestioni caratteristiche, costi, ricavi. Oggi tutte le società hanno avuto sicuramente minori introiti legati, come ben sapete, al fatto che gli stadi sono chiusi, al fatto che esistono dei contenziosi con i broadcaster, nel caso italiano, e di conseguenza è normale che nessuna squadra europea abbia riversato attenzione particolare a investimenti particolari nel trasferimenti dei giocatori. Per cui anche noi, in modo molto oculato, agiamo in questo modo, e quindi cogliamo quelle opportunità, ma come abbiamo detto anche precedentemente, è chiaro che noi faremo tutto con oculatezza. Quella politica di rafforzamento che doveva continuare sulla scorta dell'anno scorso ha avuto un attimo di rallentamento, dovuto soprattutto a queste logiche di cui vi ho appena accennato, per cui abbiamo e cercheremo di cogliere delle opportunità, ma sicuramente non ci saranno grandi investimenti, grandi operazioni, perché, ripeto, oggi per gli azionisti, per i presidenti è difficile già cercare di tenere un equilibrio all'interno delle gestioni caratteristiche, essendo i costi invariati e aumentando invece e diminuendo assolutamente quelli che sono i ricavi. Grazie, passiamo ad Azon, Marco Russo. Se mi sentite, no, la domanda è per Antonio Conte. Io volevo chiedere al mister qual è la sua sensazione in termini di crescita rispetto all'anno scorso della squadra. Gli arrivi di Hakimi, Vidal, crescita tecnica, ma soprattutto dal punto di vista dell'esperienza, che è stato spesso un tasto su cui si è puntato molto, e se quel famoso gap con la Juventus si è un po' accorciato. Grazie. Prego. Chiaramente
Se parliamo di esperienza, sicuramente Vidal e Kolarov sono due giocatori che possono portare esperienza. Hakimi ha 21 anni ed è un ragazzo che ha intrapreso una carriera che sicuramente sarà una carriera importante. In totale d'accordo con il club. Noi abbiamo comunque valutato e abbiamo scelto una strategia, sempre tenendo conto di quello che praticamente ha detto la proprietà, della situazione particolare che stiamo attraversando, che stanno attraversando un pochettino tutti i club. Quindi, come ha detto il direttore, stiamo cercando di cogliere delle opportunità, tenendo conto di quello appunto che ci è stato detto dalla proprietà. Quindi stiamo lavorando in totale serenità, in totale sintonia, sapendo che vogliamo comunque consolidare quello che abbiamo fatto, comunque la credibilità che ci siamo conquistati l'anno scorso, perché non dimentichiamo che l'anno scorso comunque l'Inter ha totalizzato 82 punti, abbiamo diversi risultati raggiunti che comunque dimostrano di aver una credibilità ritrovata, e ripeto, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Questo ci deve sicuramente dare forza, ci deve dare coraggio, ci deve far capire che la strada intrapresa è quella giusta, che c'è un percorso che durante questo percorso si fa fronte anche a situazioni particolari come quelle che è accaduto, alla pandemia che è accaduta. Quindi abbiamo, ripeto, stiamo attuando una strategia che è accettata da tutti, e cercando di fare il bene dell'Inter. Marco Barzaghi, Mediaset. Marco, non ti sentiamo, devi attivare l'audio. Parla? Arriva. Sì, perfetto, vai. Ok. Buongiorno a tutti, la mia domanda è per Antonio. Abbiamo visto diverse foto, Antonio, in cui sei molto sorridente. È la dimostrazione che alcune incomprensioni che c'erano state sono state superate. Qual è il tuo stato d'animo in questa vigilia di questa tua seconda stagione in Nerazzurro? Beh, io sinceramente non parlerei di incomprensioni. Ci sono stati comunque dei confronti, ci sono state delle vedute, a volte anche vedute diverse, però io penso che in tutte le buone famiglie è giusto che ognuno dica, esponga le proprie ragioni, che poi possono essere giuste o sbagliate nelle valutazioni, nei confronti. Poi questo è da valutare, però ripeto, ci sono stati sempre dei confronti molto onesti, molto leali con chi lavora per il club, e quindi ripeto, da parte mia c'è grande serenità, c'è grande voglia di continuare a fare quello che so fare meglio, lavorare insieme ai calciatori, e quindi siamo pronti per iniziare una nuova stagione, sapendo che sarà una stagione difficile, molto più difficile ancora rispetto all'anno scorso, però ecco, siamo pronti. Gazzetta dello Sport. Sì, mi sentite? Sì, prego, parla. Eccoci, ho una domanda per l'allenatore. Ciao Antonio, volevo chiederti, ci siamo lasciati insomma ufficialmente un mese fa con insomma le tue parole, riflessioni che volevi attuare verso il futuro, e poi insomma il confronto, come l'hai definito tu,
di Villa Bellini. Volevo capire un mese dopo, a un mese di distanza, quanto l'Inter, questa Inter qui, è vicina alla tua idea, alla tua idea di club dentro e fuori dal campo. Ma sicuramente l'anno scorso abbiamo iniziato un percorso tutti quanti insieme, quindi nei percorsi di crescita è inevitabile che si debbano fare delle valutazioni, si debbano cercare anche di migliorare le situazioni in corso d'opera o le situazioni in essere. Io penso che da parte di tutti quanti noi c'è la volontà di cercare di migliorare, di migliorarci in tutti i settori, in tutte le zone di competenza. E di questo sono molto contento, perché comunque, ripeto, nei confronti alla fine ci si trova tra persone intelligenti, tra persone che hanno tutti quanti l'unico obiettivo, che è quello di fare il bene dell'Inter, alla fine si trova sempre una soluzione e da questo punto di vista, ripeto, sono molto contento, perché so che comunque stiamo proseguendo un percorso che è iniziato tutti quanti insieme, rimaniamo tutti quanti insieme affrontando le problematiche che abbiamo avuto, che ci sono e ci saranno, però con la consapevolezza, ecco, di voler fare sempre il bene dell'Inter. Questa io penso che sia la cosa più importante per me, la cosa più importante per tutti quanti, per la proprietà, per i nostri tifosi. Corriere dello Sport. Non ti sentiamo, aspetta un attimo. Non ti sentiamo. Andiamo oltre. Agenzia Area. Sì, ti sentiamo bene. Volevo fare una domanda a Conte. Ciao Antonio, sono Maurizio Pizzoferrato. Ti volevo chiedere, in queste settimane di allenamento, che Eriksen hai visto? Pensi che per la tua idea di gioco possa diventare un valore aggiunto per l'Inter? Ma tutti i calciatori che sono presenti qui rappresentano un valore aggiunto per me e per l'Inter. Iniziando da Eriksen per finire a Lorenzo Pirola, che è il ragazzo più giovane che oggi abbiamo in rosa. Tutti possono portare un valore aggiunto e da questo punto di vista sono molto contento di avere questo tipo di calciatori, ecco, perché i calciatori che abbiamo in rosa sono calciatori molto professionali, ma sono ottimi calciatori, ma sono anche ottimi ragazzi. Sanno benissimo che ci sarà un'annata difficile, dura da affrontare, con 60-65 partite, e tutti sono pronti a diventare un valore aggiunto, e devono diventare un valore aggiunto, iniziando da Samir Handanovic, che è il nostro capitano, per finire a Lorenzo Liro Pirola, che è il nostro ragazzo più giovane, ma un ragazzo di grande prospettiva. Stampa cilena. Ciao. Prego. Ciao, piacere. Sono Enzo Olivera, giornalista della televisione Cile, corrispondente da Milano. Arturo Vidal è disponibile per giocare domani Antonio Conte? E la tua idea di gioco è, che posizione lo vedi a Arturo Vidal in questo Inter? Grazie mille. Arturo Vidal sta bene, si è presentato comunque in buone condizioni fisiche e tatticamente. È un ragazzo che comunque è un calciatore che ha già giocato con me, però al tempo stesso stiamo facendo delle cose nuove rispetto
al passato, quando lui era un mio calciatore, quindi si sta inserendo bene, però è un calciatore intelligente, tatticamente, fisicamente, ha grande mentalità, quindi nel nostro centrocampo praticamente può fare tutto, sia uno dei due centrocampisti centrali, può fare sia il tre quarti, può fare l'interno di centrocampo, dovessimo giocare col vertice basso e due interni. È un calciatore comunque che può giocare in tutti i ruoli e siamo contenti di averlo con noi. Giulio Mola, QN. Sì. Ecco, buon pomeriggio a tutti. Io volevo fare una domanda, qui non so se vuol rispondermi il mister o il direttore, perché comunque è per entrambi. Nel giorno del compromesso, nel patto, chiamatelo come volete, di Villa Bellini, in cui ci si è resi conto appunto di quella che era la strategia societaria e quindi un certo ridimensionamento, il direttore ha usato anche il termine rallentamento della crescita. Questa come avete reagito voi, sia al di là poi di comportarvi tutti, seguire questo percorso, adattarvi, adeguarvi, ma c'è la consapevolezza da parte della società che comunque lo scorso anno si è fatto anche un grandissimo risultato, considerate le difficoltà, gli infortuni, il primo anno di Conte, la pandemia e tutto quello che c'è stato. Cioè la proprietà si rende conto che già stavo fatto qualcosa di importante. E con questo rallentamento, qual è a questo punto l'obiettivo? Ma l'anno scorso è stato fatto un lavoro straordinario e devo dire che il grande merito è di Antonio Conte, ma di questo eravamo certi perché lo conoscevamo, conoscevamo la sua competenza, soprattutto le caratteristiche, ne ha tante di positive. Quello che conta maggiormente per me, ma per noi, è anche la grande cultura del lavoro. Conte Antonio dedica tantissimo delle sue giornate a questa attività e credo che questa non può che essere premiante, e lo è stato in questa cavalcata straordinaria, secondo me, di risultati, perché è inesperato arrivare a una finale di Europa League, di arrivare comunque in una posizione di classifica al di là del punteggio, della statistica che è semplicemente poco indicativa, però per quello che è stato poi sono state le performance, quindi soprattutto per la crescita, come ha accennato lui, a tutte le componenti all'interno dell'area tecnica, i calciatori, tutti i settori, niente è stato trascurato, e devo dire anche che quel concetto di credibilità che lui ha portato avanti ci trova perfettamente allineati in una unità di intenti. Noi vogliamo il bene dell'Inter, vogliamo essere vicini all'allenatore per aiutarlo, no? Laddove c'è la necessità dal punto di vista chiaramente organizzativo per migliorare quelle che sono le cosiddette infrastrutture. Mi ha fatto molto piacere quando la settimana scorsa Antonio Conte si è dedicato ad analizzare quelle che era uno stato del manto erboso del centro sportivo della Pinetina. Questo significa amore, significa cultura del lavoro, significa senso di appartenenza. Ecco, io credo che con questi presupposti, al di là di quello che è un valore oggettivo, che sicuramente è importante perché il valore oggettivo della squadra è, diciamo, è prioritario, però migliorando anche quelle che sono le componenti collaterali, noi possiamo avvicinarci maggiormente a quello che è il nostro obiettivo. Quali sono gli obiettivi dichiarati dalla società? Sono quelli che una società come l'Inter deve sempre, per garantire sostenibilità, cercare di partecipare alla Champions League, quindi significa arrivare nei primi quattro posti del campionato italiano e poi partecipare con decoro, dignitosamente, a quello che è una competizione in più importante, che è la Champions League, e chiaramente anche alle altre competizioni. Per cui questo è un fatto significativo che va a coronamento, come ho detto prima, di una stagione conclusa, sì, che deve portare sicuramente delle grandi attestazioni di merito verso appunto l'area tecnica e iniziare una nuova dove anche lo stesso allenatore conosce da vicino meglio quella che è la realtà di un mondo a lui sconosciuto, e quindi tutti insieme, e ribadisco, in un unico intento che è quello di portare vantaggio all'Inter, dobbiamo continuare nel proseguo di questa stagione. Rai Sport. Mi sentite, Gigi? Sì, bene.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo chiedere ad Antonio, l'anno scorso ci avevi detto che sentivi di avere almeno l'1% di possibilità di vincere qualcosa in questa tua avventura al primo anno. Di quanto è cresciuta questa percentuale, visto che non solo siete andati vicini a vincere, ma insomma la squadra è migliorata parecchio? Beh, sinceramente diventa sempre difficile fare pronostici o comunque dare percentuali. L'anno scorso mi avete chiesto, io ho detto, mi avete chiesto il motivo perché, per cui ho sposato il progetto Inter. La mia risposta è stata perché il progetto Inter sentivo comunque. E comunque per me era importante avere la percezione di avere anche pochissime in partenza, pochissime possibilità di riuscire a vincere, però le dovevo sentire. Alla fine avevo ragione, perché l'anno scorso comunque siamo arrivati a molto molto vicini a vincere qualcosa. Comunque siamo stati protagonisti fino alla fine in tutte le competizioni, perché anche la Coppa Italia siamo stati eliminati dal Napoli, poi che ha vinto giocando una semifinale, in Europa League siamo arrivati comunque a giocarci la finale, e in campionato dietro la squadra che ha vinto è arrivata l'Inter. E quindi le mie sensazioni, il fatto di aver sposato questo progetto erano giuste. Poi vince una, però questo non deve oscurare il fatto che abbia vinto qualcun altro, non deve oscurare quello che è stato fatto, il percorso che abbiamo fatto. Spesso e volentieri penso anche che io sia molto duro con me stesso e mi dimentico di godermi anche il percorso che intraprendo con le squadre. Io penso che l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo percorso, c'era da godersi questo percorso, magari quando senti anche la possibilità di vincere cerchi di fare di tutto per cercare di ottenere la vittoria, però come ho detto prima dobbiamo, forse anche devo imparare a godermi il percorso, percorso che ripeto che poi è un percorso fatto esclusivamente per cercare di migliorare, per cercare di avvicinarci quanto più alla possibilità poi di vincere, però essere tra protagonisti durante l'anno, penso che questo debba poi essere il nostro obiettivo, riuscire ad essere fino alla fine della stagione, possibilmente nelle competizioni. Le competizioni significa che comunque hai fatto un buon lavoro, poi ne vince una e l'anno scorso non siamo stati noi, però secondo me, ripeto, si è parlato poco di quello che si è fatto l'anno scorso, perché secondo me comunque l'anno scorso, come ha detto il direttore, è stato fatto qualcosa di straordinario. Corriere della Sera. Mi sentite? Sì, bene, prego. Bene. Buongiorno a Conte, buongiorno a Marotto e buongiorno a te Gigi. Saluto. Grazie. A tutti i colleghi. Volevo fare una domanda all'allenatore. Dopo l'incontro di Villabellini c'è stato, insomma, è uscito che quest'anno non c'è l'obbligo di vittoria per l'Inter. Giustamente ricordavi che insomma è stato un bellissimo percorso quello dell'ultimo anno appena finito. Chiaramente io immagino che nessuno di voi parta per non vincere, è chiaro che si parte tutti per vincere. Allora la mia domanda è questa: se l'Inter quest'anno è attrezzata per vincere, o se ad esempio l'arrivo di un giocatore, eventualmente anche rispetto a quello che diceva prima Marotta, quindi tenendo tutto in mente, ben in mente qual è la situazione economica, se l'arrivo di un giocatore ulteriore, si parla tanto di Kanté, potrebbe insomma cambiare le carte in tavola. Grazie. Perché? Per me? Sì, per te. Ok.
Guarda, sinceramente io penso che nessuna squadra abbia l'obbligo di vittoria, anche perché nessun allenatore può assicurare al proprio club il 100% di riuscire a vincere. Quindi io penso che nessuna squadra possa partire con l'obbligo di vittoria. Io penso che squadre come l'Inter abbiano l'obbligo di essere protagoniste. E protagoniste significa comunque di riuscire ad essere competitive fino alla fine. Poi alla fine tante volte anche la dea bendata che ti porta a vincere o non vincere qualcosa. Anche in riferimento alla partita, alla finale nostra di Coppa UEFA, penso all'occasione avuta con Romelu a 10-15 minuti alla fine, e poi invece l'autogol, no? Con cui alla fine siamo stati sconfitti. E quando arrivi lì, tante volte poi c'è anche un pizzico di fortuna, tiro la palla entra, tiro la palla esce fuori e finisci a non vincere niente. Ripeto, non penso che nessuna squadra abbia l'obbligo di vittoria, penso che squadre come l'Inter abbiano l'obbligo di essere protagoniste, di fare un'annata dove comunque fino alla fine sei lì a lottare per qualcosa di importante. Ne vince poi una, e gli altri però come ho detto prima ne vince solo una. Noi dobbiamo essere anche bravi a gustarci questo percorso che stiamo facendo senza tralasciare niente, cercando sempre di dare del nostro, di fare del nostro meglio, di fare il massimo in tutte le situazioni, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Te Lombardia. Mi sentite? Sì, bene. Benissimo. Allora, buongiorno Beppe, buongiorno Antonio, buon campionato. Rivedendo un po', ripassando, diciamo, l'esternazione di Antonio l'anno scorso, io sentivo parlare di mercato, visione, pianificazione. Non so quale sia stato il discorso dove magari vi siete trovati meno, anche perché se non sbaglio è il quinto anno che sarete insieme, questo può capitare nel lavoro di non essere d'accordo. Io volevo chiedervi se adesso, al di là di tutto, proprio perché parlavamo anche di serenità interna, il popolo nerazzurro può essere tranquillo che quest'anno, insomma, si sapranno affrontare meglio e insieme le eventuali tensioni, e quindi che questo percorso, di cui devo dire ha sempre parlato Antonio, potrà essere completato, fermo restando i problemi che ci potranno essere poi. Grazie. Rispondo io, se mi consentite. Antonio ha accennato e ha ripetuto più volte il concetto di credibilità. La credibilità significa anche sinonimo di grande serietà, di grande professionalità. E queste caratteristiche nell'Inter, nei propri professionisti, sicuramente non verranno mai meno. Durante l'anno l'Inter ha dato segno, comunque al di là della straordinarietà nei risultati ottenuti, di grande serietà nei comportamenti tenuti dagli stessi professionisti. Il confronto che abbiamo avuto spesso tra l'area tecnica, nella persona di Antonio Conte, e la società è stata fatta sempre comunque con un fine, quello di migliorarci. E io auspico e spero che questo confronto sia ancora, che si possa verificare anche in questa stagione, perché allora significa che c'è amore, che c'è volontà di miglioramento, che c'è volontà di crescere. Il fatto che poi questi confronti siano più o meno magari duri, come voi li avete definiti, ma fanno parte delle dinamiche del gioco. Noi siamo sportivi, siamo gente che è abituata a un confronto, ma tutti i confronti che ci sono stati anche nel corso della stagione sono stati poi chiariti immediatamente e hanno portato comunque dei risultati positivi, e quindi di questo bisogna dare atto. Cioè mi meraviglierei se io dovessi trovare un Antonio Conte diverso da come lo conosciamo, da come lo conosco io.
Io lo conosco, lo stimo per quello che ha dimostrato con i fatti di saper fare, non solo per i confronti magari in alcuni momenti un po' duri, ma io personalmente, ma dico anche l'Inter che attraverso me ha la possibilità di conoscere, come tu hai detto sono 5 anni che abbiamo lavorato insieme, ma non è il dualismo tra me e lui, diciamo parliamo di Inter, oggi noi lavoriamo per l'Inter per portare a casa dei risultati importanti e quindi credo che anche l'anno scorso è un'annata che ribadisco deve essere annoverata tra le positive, non solo specifico per i risultati conseguiti, ma anche per la crescita che si è avuta, che si è verificata. Ecco, allora quest'anno ci saranno momenti, chiamiamoli di tensioni, ma è normale, fa parte del gioco. Se non ci fosse tensione vuol dire che ci sarebbe un rilassamento e quando c'è rilassamento non c'è più quella adrenalina che porta invece ad avere assolutamente una competitività, come Antonio ha definito prima, di elevato valore. E quindi io ribadisco che tutte le componenti societarie lavorano per lo stesso obiettivo, quello di far crescere laddove possibile l'Inter. Beansport. Mi sentite? Sì, bene. Buon pomeriggio a tutti. Una domanda al mister. Vuoi sapere che partita sarà contro la Fiorentina e se Hakimi sarà un giocatore titolare in questa partita? Sono contento che si parli di calcio, si inizia a parlare del campionato, si inizia a parlare della partita che andiamo a affrontare. E sicuramente affrontiamo una squadra secondo me forte, ha operato molto bene sul mercato, hanno confermato secondo me un allenatore molto bravo, molto preparato, quindi una partita che dovremmo fare grande attenzione. Per quello che riguarda Hakimi è un calciatore che ha delle potenzialità veramente importanti. È inevitabile che, come per tutti i nuovi arrivi, per gli ultimi arrivati, ci voglia un po' di tempo per entrare in determinati meccanismi, anche perché comunque non dimenticate che noi siamo una squadra organizzata sia offensivamente che a livello difensivo. C'è da lavorare per Akraf, però è un calciatore che sicuramente ha già mostrato le sue potenzialità in questa prima parte della stagione. Ecco, sarà importante soprattutto, ecco, con lui, con i nuovi arrivati, lavorare sotto tutti gli aspetti, ecco, per cercare di migliorarlo. Quindi abbiamo 3 partite adesso nel giro di 10 giorni, sicuramente alcune le giocherà, alcune entrerà dopo. Dire se domani gioca o non gioca, sicuramente non voglio dare vantaggi agli avversari. FC Inter 1908. Mi sentite? Sì, bene, prego. Perfetto, buongiorno a tutti, io ho una domanda per il direttore. Un anno fa la società era stata molto chiara per quanto riguarda chi dovesse o non dovesse rientrare nel progetto. Le chiedo se a distanza di un anno è cambiato qualcosa per Perisic e Nainggolan che sono rientrati adesso dal prestito. Grazie. L'anno scorso c'era la necessità di imporre una linea guida che rispondesse ad alcuni principi chiave di quello che sono alla base di ogni disciplina sportiva. E quindi l'abbiamo fatto, direi, senza timore, no? L'allenatore Dio, nella conferenza stampa fatta nella splendida sede a luglio, abbiamo spiegato questa nostra intenzione dandone anche delle motivazioni. Quest'anno onestamente le cose sono cambiate, perché comunque nel corso dell'anno, come abbiamo sottolineato in questo incontro, tante cose sono migliorate, per cui è normale che non ci siano dei casi particolarmente eclatanti, anzi non ce ne sono. E quindi assolutamente non ci troviamo come ci siamo trovati la scorsa stagione. Oggi siamo davanti
a una rosa, ecco, che è numerosa, che deve ancora subire quelle che sono le dinamiche del calciomercato, il fatto che magari può succedere che qualche giocatore chieda di essere trasferito, e quando qualche giocatore chiede di essere trasferito, in massima bisogna cercare di accontentarlo. Però siamo ancora nel vivo, siamo ancora nel confronto di a situazioni che oggi non trovano risposta, ma ripeto, quello che conta sono i concetti chiave che abbiamo esposto poco fa e che ci seguiranno durante tutta la stagione. Tutto mercato web? Mi sentite? Buongiorno, sì, buongiorno a tutti, buongiorno mister, buongiorno direttore, in bocca al lupo per questa nuova stagione. Una domanda veloce per il mister. Mister, ti chiedo, c'è un nuovo allenatore quest'anno che si affaccia in questa Serie A senza alcuna esperienza, tu lo conosci molto bene, si chiama Andrea Pirlo e guida una squadra che vince da 9 anni questo campionato, lo hai avuto da giocatore e ti chiedo semplicemente un pensiero, che cosa ci possiamo aspettare, cosa ti aspetti tu per la tua visione, per il tuo passato, per quanto hai imparato a conoscerlo da calciatore non in questa sua nuova esperienza, se ti va di raccontarci il tuo pensiero. Grazie mille. Guarda, sinceramente quello che posso dire è che nutro grande affetto per Andrea, sia per il professionista ma anche per l'uomo, perché stiamo parlando di una persona top in tutte e due, sia come professionista che dal punto di vista umano. Niente, poi per il resto saremo avversari, ma è come ho detto in precedenza, vedere che alcuni miei calciatori, ecco, diventano allenatori ti porta a pensare, ecco, che il tempo stia passando, ecco, per me, però sicuramente mi fa molto piacere e sono contento per Andrea, per questa opportunità che gli è stata data. Riproviamo, vediamo se Corriere dello Sport ha risolto i problemi di audio. Ciao, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, adesso sì, prego. Ok, allora, buongiorno, volevo fare una domanda a entrambi, chi mi vuole rispondere? C'è una rosa molto grande rispetto anche all'anno scorso. C'è preoccupazione per arrivare appunto alle partite, prime partite ufficiali in questa situazione, e se qualcosa può cambiare negli ultimi giorni di mercato? Finora ha retto la linea solo trasferimenti a titolo definitivo o eventualmente prestiti con obbligo di riscatto, se può cambiare qualche cosa si possono accettare anche formule diverse. Rispondo io. Devo dire che innanzitutto, quando parlavo in premessa di stagione anomala, è perché anche quest'anno ci sarà una compressione di impegni, di calendario, perché tutto si svolge in 10 mesi. Poi c'è un fatto ancora, diciamo, in deroga, che viene assunto anche quest'anno, della possibilità dei 5 cambi, per cui è capitato, dico purtroppo, che l'anno scorso Antonio Conte magari si trovava a dover fare delle sostituzioni, si girasse verso la panchina e non c'erano magari più centrocampisti, perché come ben sapete il fatto di comprimere tra domenica e mercoledì e gli infortuni magari che capitano perché sono fisiologici ti portano a saltare non una partita ogni 15 giorni ma 4 partite in 15 giorni. Quindi è chiaro che la rosa deve essere numerosa, perché ripeto, gli infortuni sono fisiologici, le squalifiche pure, il fatto di giocare di competizioni diverse ci porta ad allestire una rosa numerosa, e quindi soprattutto poi considerando che i cambi sono 5 e sono tanti, per cui personalmente ritengo che anche la panchina cosiddetta possa svolgere per tutte le squadre un ruolo prioritario rispetto alle passate stagioni, e quindi è normale che anche noi da questo punto di vista, magari memore dell'esperienza vissuta l'anno scorso, stiamo un attimino più attenti, e quindi questo in un confronto che è nato con l'allenatore, appunto con l'area tecnica, di tenere comunque una rosa che possa rispondere a questi imprevisti. Vedo le ultime richieste, FC Internews. Sì, buon pomeriggio, mi sentite? Sì, prego.
Volevo chiedere al mister Antonio Conte, lo scorso anno da una sua conferenza stampa abbiamo avuto l'impressione che in qualche modo l'esperimento di Perisic a tutta fascia non stesse andando benissimo. Cosa è cambiato a distanza di un anno e si è trovato un giocatore più convinto delle proprie possibilità, visto che comunque ha portato a casa 3 trofei nella sua esperienza in Germania? Ma innanzitutto sono contento per Ivan, perché alla fine ha fatto una grandissima esperienza con il Bayern Monaco, un'esperienza vincente che l'ha portato a vincere 3 trofei. Adesso è tornato con grande volontà, grande voglia di giocare nell'Inter, di aiutarci, darci una mano, di mettersi al servizio della squadra. E sono contento che lui abbia questa voglia, ecco. Anche perché quando c'è questo tipo di voglia, quando c'è questo entusiasmo, quando c'è questo desiderio, alla fine tutto diventa più semplice, diventa più facile per l'allenatore. calciomercato.com. Mi sentite, Gigi? Sì, prego. Buongiorno, mister. In bocca al lupo per il campionato. E l'anno scorso, in una delle ultime conferenze stampa, ha detto: non sapete cosa ho dovuto fare per farmi prendere Lukaku. Ecco, adesso farà lo stesso per farsi prendere Kanté? Sono cambiati i tempi, sono cambiate tante cose. Sicuramente in quel momento Romelu era un calciatore che era importante, ma non solo per me, lo era importante per il direttore Marotta, era importante per il direttore sportivo Osilio, non solo per l'allenatore. E alla fine siamo riusciti a convincere il presidente a prendere Romelu, e penso che alla fine abbiamo avuto ragione. Diciamo magari che le operazioni come quelle di Romelu poi danno credibilità anche nei nostri confronti, no? Nei confronti del presidente. Per il resto, ripeto, di mercato ha parlato già molto il direttore. Sappiamo qual è la nostra strategia, sappiamo quello che ci è stato detto dalla proprietà, e quindi siamo tutti uniti. Abbiamo sposato tutti quanti questo progetto. Io penso che quando si è chiari, quando si è molto diretti, sereni, si espongono le cose nella giusta maniera, dicendo sempre la verità, alla fine non si può far altro che trovare giovamento da questo tipo di situazione. Io penso che oggi noi sappiamo per filo e per segno com'è la situazione, e questo ci spinge ancora di più ad essere uniti, a essere coesi, a voler cercare, ecco, di trovare le soluzioni sempre per il bene dell'Inter, sapendo, ripeto, e rispettando una strategia che è stata fatta insieme alla proprietà. L'Ansa. Mi senti, Gigi? Sì, senti. Prego. Vorrei fare una domanda all'amministratore delegato Marotta, anzi prego. Due. Ho letto dalle parole del Presidente una grande preoccupazione per il Covid, per gli effetti della pandemia. Ciò nonostante l'Inter è una società forte, sana e in crescita. Volevo sapere quali erano le strategie dell'Inter a consolidamento di questa, diciamo, circolo virtuoso che ormai si vede tutti i giorni. E poi una questione sulla riapertura degli stati, cioè la pandemia. Sembra ci sia una recrudescenza, quindi volevo sapere un po' la posizione del club riguardo anche a quello che ha detto il ministro Speranza: dobbiamo preoccuparci delle scuole, non degli stadi. Prego. Ma io l'ho fatto in premessa, però lo ribadisco volentieri. Quello che è un po' la linea guida che la nostra società vuole chiaramente intraprendere è quella, grosso modo, che in questo momento condiziona anche tutte le altre società.
siamo davanti a una situazione che per quanto riguarda questa attività imprenditoriale di business porta al fatto che c'è una contrazione di ricavi. La stima prevista dalla FIFA e enunciata anche dal Presidente Agnelli, Presidente Leca, parla di nei prossimi anni di un mancato introito per circa 4 miliardi nell'ambito mondiale. Questo è significativo di come si possa ripercuotere anche all'interno dei singoli club e delle singole leghe. Ogni club di Serie A oggi si trova a dover far fronte con dei budget previsti e non rispettati perché purtroppo sono venuti meno dei ricavi. Abbiamo detto che le voci più importanti sono quelle legate alla mancanza degli introiti da stadio, al famoso match day, ai contenziosi che si sono creati con alcuni broadcaster, quindi a grandi difficoltà economiche. E quindi oggi il grande obiettivo da parte delle società è sicuramente salvaguardare quella che è la sostenibilità finanziaria in termini di rispetto di quella che è la gestione caratteristica, costi e ricavi. Oggi ci troviamo davanti ad avere degli impegni di costi sicuramente certi e dei ricavi incerti. E quindi lì dobbiamo lavorare per avere un senso di responsabilità, cercare di controllare maggiormente i costi, cercare sicuramente di far fronte agli impegni, perché per quanto ci riguarda la proprietà è assolutamente molto decisa nel far fronte ai propri impegni, nell'essere vicino alla squadra, nell'essere vicino alla società, quindi in termini di quello che necessita. La proprietà Suning ha fatto dei grandi investimenti nel corso di questi anni e lo farà ancora. Quando si parlava impropriamente di rallentamento, ma il rallentamento non è un rallentamento vero e proprio, è un affrontare una situazione di emergenza nella quale ci si trova tutti e che porta al fatto che non si possa apportare quella politica di rafforzamento nell'area tecnica che i grandi club decidono sempre di riservare, perché oggi bisogna far fronte a disavanzi di gestione. E quindi questo è sicuramente oggi un senso di grande responsabilità che i manager devono avere, un grande senso di oculatezza che devono avere nella gestione. Per quanto riguarda il Covid, oggi siamo davanti a una pandemia che sembrava fosse stata debellata, ma che in realtà ancora non lo è. L'attestazione sono i numerosi casi che quotidianamente in nazioni come Francia, come Inghilterra, come Germania e come Italia dobbiamo assolutamente verificare ed affrontare ogni sera. Quale sarà lo scenario? Non lo so, io spero che si possa ritornare ad avere la gente allo stadio, perché giocare a calcio, credetemi, io non ero in campo ma sugli spalti, e non avere la gente è veramente come avere qualcosa pari allo zero, non c'è emozione, si fa una fatica incredibile, ma soprattutto credo che poi la gente abbia bisogno del calcio tanto quanto il calcio abbia bisogno della gente. Questo è un proponimento che noi abbiamo, ma non dipende da noi, dipende invece dal senso di maturità e di responsabilità che i tifosi, quindi i cittadini, hanno nei confronti della loro vita sociale. Se riusciremo ad avere gli accorgimenti giusti, io credo che si possa limitare e debellare questa pandemia, altrimenti siamo davanti all'incognito e l'incognito è difficile da prevedere. Vedo l'ultima manina blu alzata, che è Riccardo Spignesi di Internews. Credo che aver accontentato tutti quelli che hanno fatto richiesta, quindi do la parola per l'ultima domanda. Salve, buon pomeriggio mister, buon pomeriggio direttore, grazie a Luigi e buon pomeriggio a tutti i colleghi. Una domanda per Marotta. Prima ha parlato della necessità di avere una rosa anche un po' più lunga del solito, soprattutto a centrocampo. Questo discorso può essere fatto anche in difesa, nel senso che si sentono voci su una cessione di Skriniar, sulla cessione di Ranocchia, su comunque possibili uscite, però c'è anche la necessità di tenere un buon numero di difensori. Cosa c'è di vero su queste voci? Grazie. Grazie. Io non mi permetto di entrare nell'analisi dei ruoli dei giocatori. Io dico solo che, come abbiamo sottolineato diciamo ormai ripetutamente nel corso di questa conferenza, tutto avviene in un'unità di intenti, quindi il confronto tra allenatore e società è quotidiano attraverso la figura
del direttore sportivo Ausilio con il mister. Quindi è chiaro che quando parliamo di concetti, sono concetti generali, il fatto di avere una rosa numerosa significa avere oculatezza e prevenire quelli che possono essere gli inconvenienti di percorso. Poi che ci sia un difensore in più, un centrocampista in meno, questo onestamente oggi è prematuro analizzarlo, lo si analizzerà a fine mercato, però ecco, credo che siamo davanti a una professionalità elevata e quindi al fatto che tutte le scelte saranno mirate. Ringrazio tutti voi per aver partecipato, ringrazio il nostro CEO Sport Giuseppe Marotta e il nostro allenatore Antonio Conte per la disponibilità, visto che abbiamo fatto più di 40 minuti di conferenza stampa, e ci tengo particolarmente a ringraziare tutti coloro, tutti i settori dell'Inter che sono adoperati in queste settimane per organizzare questa conferenza stampa in modo digitale, in forma digitale. Non è stato semplice, ma sono stati tutti veramente bravi e apprezzo davvero l'aiuto che è stato dato e il supporto che ci è stato concesso. Grazie, buon pomeriggio e buon campionato.